tutti gli amici del canale. Oggi voglio mostrarvi, diciamo, la conclusione di un vecchio progetto che è dei miei fucili in legno della serie Barracuda, quello nel quale vedete le maggiori pescate. L'ultima cattura interessante è quella della cernia di 20 kg di quest'estate, è il modello il 90. Questo invece è un 100. Nasce appunto come arbalete classico. E il mio desiderio è quello di renderlo maggiormente versatile, predisponendolo per un utilizzo anche come vela. Il fucile, come tutti gli altri, è realizzato in listelli di Mogano Sapelli. Sono tre listelli intervallati a sandwich con della fibra di carbonio. Questo praticamente è un fucile che io ho costruito ormai già da 10 anni. Era l'ultimo pezzo che avevo diciamo da parte, non avevo terminato. Alcuni pezzi li avevo fatti per degli amici, avevo già creato l'impugnatura e adesso devo inserirci, lo devo finire, insomma. E stavo appunto pensando a questa nuova anima di questo fucile, che è quella di renderlo, diciamo, un po' più versatile. Vorrei inserirci delle piccole culeggi Arken tra il primo e il secondo foro, in modo da poterlo utilizzare all'occorrenza anche come vela. Qua sto predisponendo lo stopper. Lo sganciasagola artigianale, e come meccanismo di sgancio uno XX1 arretrato, che ci consente di far diventare questo 100 un 100, quasi un 105. Adesso, in questi giorni, mi occuperò, in attesa del caldo, in attesa dei primi tuffi in mare, di realizzare questo fucile. E ci vediamo presto. Passa la sagola. Ci siamo quasi. Adesso andiamo a fare
fuori la parte diciamo più delicata, non avendo entrato una corna, poi farei il foro dritto, farei fuori passanti per il meccanismo per i perni. Vedi qua, il perno di 1 per 2, andiamo bene. Questo è il ponticello per il grilletto. Poi qua ci faccio lo scasso per il passaggio del grilletto, vediamo un po' come va. Aiuto, aiuto. Ok, può bastare ragazzi.
Ed eccoci, ci siamo. Mancano solo le gomme. Il Barracuda 105 è pronto a dare il meglio di sé, forse. L'asta che ci ha montato è una vecchia asta, vecchia insomma, una 7,5 della Hunt, quella con il sistema di sgancio dell'arpione, che mi si è piegata per un cernione, spagarato fuori tana, mi si è intanato e me l'ha piegata, quindi l'ho trasformata in asta classica, in australiana classica, e vediamo insomma come si comporterà in acqua. Questa è un'asta da 7,5, quindi la lunghezza non me la ricordo, comunque dovrebbe pesare intorno ai 430 grammi. E vediamo che assetto avrà. Ancora fa freddo, e speriamo di utilizzarlo presto.